affrontare questa incertezza, questa titubanza nel modo di affrontare le questioni urbanistiche, che oltre a non produrre effetti diventano anche gravose, no, per le case comunali, che già sono all'osso, insomma. Quindi ecco, quello che noi rileviamo appunto è una emergenza veramente sull'urbanistica di Falconara, dovuta alla mancanza di idee, alla mancanza di strategie. Il sindaco dirà, perché lo dicono sempre tutti, dal momento in cui è venuto fuori, no, il debito del bilancio creato dall'amministrazione Carletti, ah, non ci sono i soldi, ah, non possiamo fare. Allora noi diciamo, rivendichiamo il fatto del dire che per le idee non servono soldi. Per attuarle semmai servono soldi, ma per avere buone idee non servono soldi. E le buone idee sono l'unica chance per uscire dalla crisi. O ci sono. Oppure non ci sono. Qui in questo caso probabilmente sembra proprio che non ci sia. Allora noi responsabilmente, giustamente, ci siamo posti la questione anche politica di dire logicamente andiamo all'attacco e denunciamo semplicemente la questione, ma così facendo non facciamo che aggiungere, no, impasse all'impasse, oppure cominciamo una stagione di revisione di questa posizione guardando proprio a, diciamo, al governo della città. Quindi nella mancanza di un governo urbanistico cercheremo di fare la nostra parte, pure all'opposizione, per cercare di portare idee e di portare assieme ai cittadini quelle istanze che sono le vere cose che i cittadini vogliono, insomma, no? E quindi ci metteremo al servizio proprio dei cittadini, non con un fare decisionista in cui ci vogliamo sostituire il cittadino, ma chiederemo ogni volta ai cittadini se le cose che noi proponiamo, se le istanze che portiamo avanti sono condivise. Solo qualora i cittadini ci daranno il loro ok, noi continueremo a portarle avanti insieme ai cittadini. Laddove ci sono dei comitati, ci metteremo al servizio dei comitati, perché noi non siamo un partito, appunto, ci teniamo a dirlo, ma siamo appunto cittadini comuni, quindi stiamo sempre e solo dalla parte dei cittadini. Per concludere con quello che ha detto l'architetto, ecco, noi, io in primis, durante il primo consiglio comunale che ho partecipato, ho fatto quello presente dell'importanza dell'urbanistica, ma non la ripeto, purtroppo il sindaco, ho fatto anche la proposta di dire sindaco sdoppi l'incarico perché è troppo importante, l'assessorato all'urbanistica è una cosa, è l'assessorato più importante che ha una giunta. E che un sindaco, no, anche con buona volontà, non lo può portare avanti. Allora una delle proposte che ho fatto è di mettere un assessore all'urbanistica che prendesse in mano tutta la questione. Questo non è stato accettato e quindi il sindaco continuerà in questa sua non all'altezza, secondo noi, funzione. Quindi noi continueremo con le nostre proposte che anche questa sera porteremo in Consiglio Comunale. Purtroppo fino adesso le porte della maggioranza sono state sempre chiuse. Speriamo che nel prosieguo questo cambi. Noi denunceremo da un lato e faremo proposte dall'altro. Naturalmente vediamo anche, questa sera lo dirò in Consiglio Comunale, per la seconda volta, che troppe pratiche arrivano all'ultimo momento in Commissione. C'è un andazzo di portare le cose in commissione due o tre giorni prima del Consiglio Comunale. L'altra volta addirittura il bilancio, tre giorni, tutto il materiale fu dato tre giorni prima del Consiglio Comunale. Quindi non mettendo i consiglieri comunali nella possibilità di poter, sulle varie questioni, consultare i cittadini. Cioè, se voi pensate che la proposta del garage, della variante della stazione, è stata portata l'altro ieri in commissione, oggi se ne discute, se uno vuole fare un discorso di dire incontri i cittadini o anche delle persone solo per avere un'idea, questo non è possibile. Ecco, questo metodo noi lo condanniamo e speriamo che in futuro la cosa sia diversa. Quindi ringrazio voi che avete partecipato, ecco, e confermo che la nostra non è una opposizione come ce la vorrebbero far passare la maggioranza sterile per dire diciamo tutto no, pregiudiziale. O pregiudiziale, assolutamente no. Per ogni punto noi portiamo sempre almeno una proposta alternativa, poi naturalmente ad oggi le chiusure sono state più delle aperture, vedremo nel prosieguo della legislatura.
comunque rimarco quello che ho detto all'inizio, che in questo anno e mezzo proprio cittadini in comune sul problema dell'urbanistica e anche quello dei servizi sociali saranno i due punti in cui, ecco, puntualizzeremo e marcheremo strettissimo l'amministrazione comunale. Una domanda, qual è il progetto che vi sta più a cuore, che volete insomma che sia risolto a breve nell'urbanistica, in modo particolare? Progetti ce ne sono tantissimi, proprio per far conoscere, vorremmo... Ma più che un singolo progetto, siccome sono tante le questioni, per esempio non si sa nulla purtroppo, e questa è una lacuna, una delle tante lacune dell'amministrazione, di cosa si voglia fare all'ex Monteviso, che è un'area anche quella importantissima. Su quello bisognerebbe discuterne, per esempio. Non si sa cosa fare, appunto, diciamo che le tre grandi APU, no? Che erano rimaste nel piano del 2003, cioè le aree progetto unitario, per intenderci la zona del Casello di Ancona Nord, la zona della Monteviso e la zona, diciamo, alle spalle del Lati, no? Dove erano il legno, gli scali ferroviari, eccetera, sono ancora totalmente nell'incertezza, in assenza di una qualsiasi vera pianificazione, in attesa, sembra, che i privati decidano loro cosa farci. Non può essere un privato che viene a dire a un comune come va gestito un territorio, è un comune che deve avere un'idea del proprio territorio e discute ovviamente con il privato, perché oggi sappiamo benissimo che le energie pubbliche sono scarsissime, per cui bisogna dialogare anche con il privato, ma bisogna dialogare con la polizia.